Allora, io sono Liliana Zuccatti, sono nata a Ciago, praticamente una marana, e la mia infanzia l'ho fatta a Ciago e cercherò di tornare indietro con la memoria perché ho tanti tanti ricordi, ma tanti mi sfuggono. E seguirò il calendario che mi chiede la signora e spero di essere abbastanza esaudiente. Nel 61, il giorno dell'Epifania, perciò il 6 gennaio, la SAT, mi sembra la SAT, non vorrei dire una cosa per l'altra, ma faceva un regalo ai paesi poveri. Ogni anno sceglieva un comune del Trentino, quell'anno lì ha scelto Vezzano. E il paese di Ciago, visto che il mio paese lo dico per prima, Ciago, Lon, Fraveggio, Santa Massenza, Margone e Ranzo, eravamo scelti per andare a Margone a fare questa bella festa, i ragazzi della scuola, dalla prima alla quinta. Vezzano no, Vezzano era considerato ricco. Poi noi da Ciago siamo partiti, noi ragazzini, con la maestra Letizia Steiner. Siamo andati fino a Lon. A Lon siamo con noi, sono venuti i ragazzini di Lon e siamo arrivati sul corrierino, c'erano i bambini di Fraveggio e di Santa Massenza. E così abbiamo conosciuto anche altri ragazzi, anche se la nostra amicizia poi si è fermata lì perché non li abbiamo più visti. Siamo arrivati a Margone, una strada che io non avevo mai fatto, la vedevo dal Gaggia. E il ricordo che ho subito era una grande spianata di neve, che me la porto ancora dentro. Ecco, ci hanno fatto gli organizzatori hanno fatto la messa, siamo andati tutti a messa, una bella chiesetta. E poi ci hanno offerto il pranzo alle scuole di Margone, hanno fatto una gran bella sala. E io mi ricordo il brodo con i ravioli, che li faceva anche la mamma qualche volta, ma alle belle feste. E il pollo lesso e le patatine fritte che non le avevo mai viste. E poi il pomeriggio ci hanno fatto vedere il film di Walt Disney. Il Bumpy, che me lo ricordo come fosse adesso. Pomeriggio verso le 3, così avevamo finito queste cose e siamo andati fuori sul piazzale che avevamo fatto un gran palco per farci un gran regalo. A tutti noi ragazzi, un sacco pieno di belle cose che l'abbiamo portato a casa la sera, l'abbiamo aperto in cucina. C'erano dei viveri, cose da vestire e delle casette tipo salvadanaio, molto belle. E nei viveri c'era la pasta, lo zucchero, il caffè, l'olio e nei vestiti io mi ricordo un paio di pantaloni bellissimi che il mio papà non ce li lasciava indossare perché le femmine ai tempi non potevano mettere i pantaloni. Poi col tempo li ho messi e li metto sempre. Ecco, e però mi ricordo tutta sta bella festa, ci hanno fatto anche la cioccolata nel pomeriggio e gli adulti hanno fatto il brûlé. Ecco, e questo è il ricordo è anche più grande, però non vado a tutti i dettagli, anche perché mi emoziono troppo, non riesco ad arrivare alla fine. E comunque me la ricordo benissimo quella giornata. E dopo, oltre a noi bambini della scuola, hanno fatto i regali, due gran bei regali all'ultimo nato e all'ultima nata, che per il bambino era nato dopo Natale, ma non mi ricordo il nome, è di Ranzo e la bambina era di Ciago. Avevano regalato un lettino e una carrozzina. E poi ai nonni più anziani dei cinque paesi, che c'eravamo sui cinque, sei paesi, e una era una nonna di Ciago, la Carlotta, che però veniva da Fraveggio. E a Fraveggio, il nonno di Fraveggio era il fratello della Carlotta, avevano 80 anni o quegli anni lì, non mi ricordo adesso bene. Per me è stata una bellissima giornata, proprio memorabile, me la porto ancora nel cuore. E il primo dell'anno invece a casa ci si faceva gli auguri, come dirò poi per dicembre, la mia mamma faceva il pollo e i ravioli, e a volte i ravioli in brodo, a volte un altro tipo di minestra che la racconterò a dicembre com'era. C'eravamo tutti con i miei zii e non ho altri ricordi proprio nitidi, belli di quei periodi. Sì, poi noi si andava a scuola, si tornava a casa a mezzogiorno e da mezzogiorno alle 2 si pranzava. Io e mio fratellino, il mio papà ci aveva fatto due piccole gerla,
E andavamo in località Segrai, che era il più vicino, a fare un po' di foglie per le bestie. E poi, quando incominciavano a portare le viti per Signon, andavamo mezz'oretta a tirare sui sarmenti e poi su a scuola. E lì si andava a scuola fino alle 4. E poi, invece, il sabato, il Don Silvio dell'epoca, che è stato tanti anni nel nostro paese, ci faceva andare il sabato a suonare le campane per le confessioni. A gennaio a Sant'Antonio era il patrono di Lon, e o il giorno prima o il giorno dopo, o forse la domenica, non ho ben ricordo del giorno, tutte le persone di Ciago che avevano una stalla e le loro bestie le portavano in piazza, piazzetta di Ciago, e le mettevano circolari. Arrivava il Don Silvio e le benediva. E mi ricordo tantissimo che una volta hanno portato lì anche un maialino che scappava in giro, che scappava per tutta la piazza, e noi bambini ridevamo matti, il prete ci sgridava, i genitori ci sgridavano perché bisognava stare in silenzio tombale proprio, guarda. Ecco, e anche un cavallo, negli ultimi anni aveva il cavallo, l'albino, ecco, e anche quel giorno per noi era festa. Perché era una bella cosa che portassero le bestie in piazza, insomma. Sì, un carnevale ai miei tempi, non qualche mascherina girava, ma poche. Le mie sorelle lavoravano in città, ci portavano qualche coriandolo e qualche stella filante, ma non era molto ai miei tempi. Dopo hanno cominciato anche a Ciago a fare le feste, ma ai miei tempi c'era un signore, Giulio Sarito, che veniva vestito in maschera, ma lo si conosceva subito perché entrava e rideva come un matto. Ecco, però mi ricordo anche che noi bambini avevamo un po' di paura e allora correvamo da mio papà a farci tenere coccolati, io e il Bruno, io e mio fratello, perché le mie sorelle erano tutte più grandi. Io mi ricordo queste maschere una volta a febbraio, marzo, non mi ricordo l'anno, ero piccola, e sono arrivate, hanno bussato e sono entrate senza aspettare l'avanti. E sì che eravamo impreparati, penso gli adulti più che i bambini, perché noi bambini saremmo stati lì a far compiti, ecco, e perché ricordo che ho di mio papà, che avevamo la cucina con la panca dietro e il grande camino che, non so, col freddo, ci leggeva sempre, perché io sono patita per il leggere, allora adesso un po' meno. Portavo i libri della biblioteca che avevamo a scuola, tutti numerati, perché la maestra scriveva, chi li dava, poi li si restituiva. E ci leggeva un capitolo del Piccolo Alpino o dei ragazzi della Via Pal, oppure Lupo ci sei. Vale. Mi ricordo sti libri perché io li mangiavo, non li leggevo, li mangiavo proprio. Ho un aneddoto più tardi che leggevo di notte. E mio papà arrivava da Fravezzo, che avevano fatto la festa degli Alpini, e nella curva di Olive, l'ho saputo dopo questo, ha visto la luce in camera. Io mi sono vista partire la luce tutto a un tratto perché le avevo dato fuori sicurezze. E dopo la mattina è bella. E leggevo quello che capitava, proprio tutto quello che capitava. Arrivava la Famiglia Cristiana o qualche altro giornale che poi si passava da una casa all'altra. Da mia zia che aveva l'osteria arrivava l'Adige e allora lì si sapeva qualcosa di più. Ecco, tornando indietro alle maschere, e chiedo scusa se divago, tornando indietro proprio, mi ricordo che queste due maschere siamo rimasti senza parole perché la maschera più anziana, che era ben robusta, si era vestita su come con 5.000 vestiti a cipolla per non farsi riconoscere, aveva una maschera di cartone con gli occhi, il naso, la bocca. E due cordoni che avevano in casa, magari qualche pacco che portavano dalla città, i cordoni si tenevano perché non si sprecava niente. Ecco, e poi c'era un'altra, un po' più un'altra mascherina, un po' più riconoscibile, che poi era una delle nostre sorelle. Ecco, e allora mi ricordo che io con mio fratello siamo andati di corsa a mio papà perché avevamo paura. E lui ci ha tenuto abbracciati, insomma, e si è anche un po' arrabbiato, pur riconoscendo la maschera che era un signore matacchione, che era il Giglio. Ecco, ho questo ricordo delle maschere proprio così di Ciago. Neanche a scuola mi ricordo che la maestra ci faceva fare mascherine. No. Ecco, andiamo a marzo si festeggiava San Giuseppe, c'erano ancora sarmenti da raccogliere per quello.
E la mia zia, che si chiamava Giuseppina, aveva il negozio, tutti le facevano gli auguri comunque. Ecco, c'erano diversi Giuseppi anche a Ciago e noi bambini non ci sembrava vero di vederli e fargli gli auguri. Ecco, San Giuseppe si faceva la messa e tutte queste cose, ma gli uomini andavano a Trento, anche il mio papà andava alla fiera di San Giuseppe perché portavano a casa dopo magari qualcuno una scala o le zappe o i manici solo perché le zappe ce le avevano dall'anno prima, erano rotti. E un ricordo che ho del 61, facevano poi la festa degli alpini a Torino, che era un centenario dell'Unità d'Italia. E mio papà era andato a Trento, si era portato, mio fratello aveva appena 9 anni e qualcosa, e le ha rubato il portafoglio. E mio papà è andato in questura a denunciare, aveva quei soldi lì e basta, aveva anche il bollino degli alpini e tutto quanto. E i questurini dell'epoca, che in maggioranza saranno stati meridionali, al mio fratellino le hanno fatto qualcosa, qualcosa di caldo perché piangeva. E le dicevano: "Bambino, l'hai visto il Peppino?" Mio papà è arrivato a casa prima dell'orario che doveva rientrare, invece che alle 4 o 5 la sera, l'una era già a casa e piangeva. E così, non per il bollino in se stesso, ma non aveva più i soldi per andare alla dunata. Che lui, che era un alpino sfegatato, e ci ha rimesso tanto, ha pianto quel giorno. E l'aprile arrivava quasi sempre in aprile, la Pasqua, qualche volta a marzo, tante volte c'era la neve quasi come a Natale. A Pasqua si faceva anche lì, ecco, allora mi ricordo benissimo che si andava in chiesa, la mia zia Beppina, che era molto religiosa, ci faceva il calendario delle ore che si doveva andare a fare al Santo Sepolcro. Alle signore, alle, no, alle donne adulte e alle bambine, magari una donna adulta, una bambina, si pregava e tutto il paese partecipava per quello. E ho un ricordo che non mi ricordo bene se era il Giovedì Santo o il Venerdì Santo, si faceva anche la processione, noi bambini e gli adulti portavano i confalloni, quelle cose lì, fino dalla chiesa fino a San Rocco. E con noi ragazzine mi ricordo c'erano delle specie di spighe da portare e le palme, le chiamavano le palme, ma le palme erano sì, passate la domenica prima per quella festa delle palme. Ecco, e si andava la sera alle 8, si faceva la processione, perciò con le candeline anche allora. Non tante come adesso, comunque le candeline, e i ragazzi più grandi, quelli che erano coscritti o un po' di quell'età lì, insomma, facevano i fuochi. E come li ricordo, in località Pian, da due parti, un po' all'inizio verso San Rocco, un po' verso le case che allora non c'erano, verso dove ci sono le prime case, quelle per andare a Vezzano, e una sui ronchi, però li tenevano d'occhio perché finita la processione. Non è mai bruciato il paese, in parole povere, ecco, se no. E dopo il sabato, appunto, Santo Sepolcro, si andava, faceva Don Silvio sempre la messa alle 7, penso, quell'orario lì, dopo che si era non cenato, perché si doveva fare digiuno per andare alla comunione, perché dopo che le bestie erano a posto, allora la mia mamma preparava di prassi tutti gli anni la salsiccia e la metteva nel forno in parte e andava via un po' prima, penso, preparava già l'acqua nel paiolo e la sera del sabato santo, quando si tornava tutti, perché poi si andava anche la domenica di Pasqua, ma siccome Gesù è risorto il sabato, si faceva la comunione il sabato santo, quando si tornava a casa mia, non so nelle altre case, non ho ricordo di questo. E la mamma aveva quasi finito la polenta, intanto il papà si fermavano a parlare con gli uomini, facevano i classici, come si chiama? Si fermava lì al pallone del Romano, lì in piazza, dipende da dove erano, parlavano di questo e quello, poi arrivava il mio papà e si cenava con la polenta e salsiccia perché non era più digiuno e si poteva mangiare ormai anche per la Pasqua.
la salsiccia non era considerata più un peccato che in più di maiale, figuratevi. Ecco, la Pasqua dopo, sì, qualche più avanti con gli anni, quando le mie sorelle lavoravano, ci portavano un ovetto da Trento, la mamma lo nascondeva e poi ce lo dava il giorno di Pasqua, sembrava una roba. Allora la mia mamma, che poi magari mi ripeterò su altre due feste dell'anno, faceva, forse a Pasqua faceva un po' di spezzatino, però faceva una minestra che lei avevano fatto da scuola serale a Chago prima della seconda guerra mondiale, e queste ragazze erano andate, e lei ha ancora sta ricetta di questa maestra che le aveva dato, una ricetta, la chiama, lo dico ancora al presente perché io la faccio, minestra reale. Allora, a persona era un uovo, 7 grammi di farina bianca, 7 grammi di formaggio, un pizzico di sale, quella che tirava perché il formaggio dell'epoca era buono, 7 grammi di burro, scusa. Ecco, e era onerosa per l'epoca, però la faceva 3 volte all'anno. E si sbatteva sta cremina con l'uovo, il sale, il parmigiano, poi si aggiungeva il burro, la farina. Quella volta lì la mamma faceva il brodo. E ai tempi metteva tutta questa papetta in un sacchettino di lino e lo legava al manico della pentola, perché la pentola entrava nella cucina economica dell'epoca, entrava la pentola dentro, il sacchettino era giù, abbastanza alto, perché sarebbe una cosa da cuocere al vapore, cosa che io ho fatto nel tempo con le nuove padelle che abbiamo, che girano adesso. E lei la faceva cuocere, intanto cuoceva la carne per 3 ore, ma forse con un'e mezza sarebbe stato abbastanza. Quando la tirava fuori, la faceva uscire da questo sacchettino, era come una polentina, che poi da fredda la tagliava prima a fette, poi a losanghe, poi a quadrettini. Quando allora la mamma faceva di primo, eravamo ricchi, il brodo che era stato. E metteva giusto pugno di un mestolo, metti di questa minestra reale che si gonfiava col caldo, e era una cosa ultra, ultra, ultra. E poi faceva per appunto a Pasqua, faceva lo spezzatino con la polenta, e lei che faceva sempre 3 volte all'anno sta torta di cioccolato, appunto, ho detto, eravamo ricchi in quel momento, nel senso che non credo che in tutte le case si sono permessi anche la torta. Ai tempi io parlo, perché lei comunque aveva un chicchierino del latte che le aveva fatto il compare di nozze, e lì metteva giù 5 lire, 10 lire, 5 lire, 10 lire, finché poteva magari prendersi il grana, che non si usava. Infatti io col tempo ho cominciato a prendere il grana, se no non mi mancava perché non sapevo neanche che esisteva. Ecco, e avrà fatto così a prendere il cacao per fare la glassa. E poi gli uomini andavano a giocare con l'uovo su dal Federico, e giocavano con il soldo nell'uovo, e anche i ragazzi facevano questo lavoro. Ah, perché il giorno dell'ottava però Don Silvio andava in giro con un ragazzo, col cestino, raccoglieva le uova e benediva le case, raccoglieva le uova. E prendeva anche lì qualche soldino. E in questo contesto c'erano anche i coscritti. Credo che le ragazze facessero dei fiori di carta, come era il tempo, magari carta colorata, ce n'era la carta crespa. Mi ricordo tipo Renzo, il Danilo, io del 36, Renzo, il Danilo, il Manuele, l'Elvio, e questi capei con i suoi fiori. Questo sì, me lo ricordo. Quando ho fatto la prima comunione c'era la maestra Daria, e mi ricordo che eravamo noi del 48 e anche quelli del 47, eravamo in 6. Avevo una borsa, un vestito, era di seconda mano, ma bellissimo, me l'aveva prestato la Clara, che per la prima comunione e anche per la cresima, con una borsina in raffia, e dunque la borsina c'era il libretto della messa, che ci davano tutti bianco in madreperla col calice davanti,
e la coroncina. E io continuavo su e giù con questa borsetta, con queste due robe. E io ho un bel ricordo, non troppo bello, ma ce l'ho il ricordo, che è arrivato il braccio della maestra così e mi ha chiesto di star ferma. E non mi sono più mossa perché era il prete, diceva la messa ancora sull'altare e noi eravamo sotto alle balaustra che lì si faceva in ginocchio tutta la messa, pesa, pesa. Ecco, questo ricordo della prima comunione è stata comunque una bella festa anche lì, con i miei amici compagni di scuola e dell'anno prima. E per i bacchi da seta a casa mia no. La mamma non voleva porcherie, diceva che voleva sporco, che aveva sporco, che non aveva posto, che qui, quel che su e giù. Allora li aveva lo zio Masuetto. Io non mi ricordo che andavo così, raccoglievano le foglie dai gelsi, noi li chiamavamo in dialetto i dai morari, e andavo con la mia zia Ines o la mia zia Beppina anche a prendere giuste foglie. Anche il mio papà andava, quando era più avanti che c'era la magnaria. Però mi ricordo queste cose che veniva la zia con queste robine che non si riusciva bene a capire, poi le mettevano sulle assi in cucina al caldo, a rele, abbastanza grandi perché la cucina dello zio era grande, però prendevano posto, tre scorsi, ecco, e giorno per giorno si vedeva il cambiamento, la differenza, tutte queste cose. E queste foglie che coprivano e dopo non ce n'erano più abbastanza perché loro mangiavano tanto. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che si dice magnaria. Ecco, e ho il ricordo che dopo io ero piccola, ma mi mettevano lì a togliere la setta da questi bozzoli che mi lasciava sempre sta roba che ancora oggi col cotone idrofilo mi viene e anche quando lavoravo in ospedale che facevano un ricordo dei bacchi, però me dà un fastidio che non ti dico. Anche quando fai una puntura, cerco di bagnare subito il cotone per non aver questo, perché a me resta dopo un po', no? Tutte lì. Però sa quelle cose un po' così, un po' fastidiose. Mi ricordo che tiravo sto bozzolo e attenzione, da romperlo, da non farlo brigare, io e le mie sorelle e le mie zie. Ecco, perché poi sporcavano tanto i bacchi da seta e la mia zia Ines puliva comunque, puliva tanto, queste piccoli sterchini, non so se si chiamano così in italiano. E lo zio li metteva la seta in un sacco, i bacchi, i bozzoli nell'altro, perché andava già a Vezzano, la pesavano, la vendevano e scaricavano il costo dei bacchi della la sommense che chiamava. Ecco, scaricavano il prezzo di quella a chi non poteva pagare prima. Ecco, e poi in cucina pulivano, era primavera e imbiancavano, facevano tutte le pulizie. E dopo, mano a mano, tagliavano quando che i bozzoli, i bacchi da seta non li tenevano più, hanno cominciato anche a tagliare le piante di gelso. Già luglio, no, venne a seslare il forment. Bisognava tutti, anche i piccoli, mio papà ne aveva fatto una seslota piccola, l'aveva comprata al Franzinelli. E ne venne a seslare il forment, dopo loro gli adulti fevano i covoni, i mazzi del forment, insomma, quel che ti vuoi chiamare, e dopo i feva le caselle e così via. Ecco, ne venne noi di casa, veniva la zia Teresina con noi, tante volte anche a tua nonna. Ecco, e ne venne a seslare anche i strametti, seslavano per il fresco, per le bestie, seslavano il forment, gli adulti feva i covoni e dopo le caselle. E dopo veniva la trebbiatrice, la macchina da batter, chiamata così, veniva il Zabarella e quella gente lì da Coel, e la piazzava via in San Roque per 15 dì, perché tutti gli uomini ne va col car, a prima, il secondo e il terzo, portava il forment a batter. Mi immagino quelle due per case lì a Rent, la polvere per 15-20 lì, come che l'era. Che era tutta la fila di carri, non so se vi è foto da qualche banda, la fila di carri, il sarrò fin via il Porremo. Ecco, e allora e ne ven via col sacco, che metteva il sacco per le bule, il sacco per il gran, sora che era per la paia, che veniva giù la paia, e indocché gli uomini, perché si aiutava dopo, magari mio papà è mezzo Livio, mio papà è mezzo Masuetto, uno l'era sul car che il buttava sulla macchina da trebbiare, l'altro l'era sotto coi sacchi, perché dopo anche le bule,
Quelle del sacro era uno, ma anche le bule per terra le portava a casa per il farletta le bestie. A te dico che vorrei avere un po' di anni così, sa, per un po' di persone sprecone. Ecco, e dopo mio papà si menava il formentondri alle stobie, che noi sa chi che le stobie, le rimasuglio che ven su, se slavi il formento, resta, quelli i ficoni, quelle le stobie. Dove alle stobie si menava il formentone. Noi magari le somenava dentro alla cesura, a quel non l'ha mai messo il formento, perché era pra, il pra veniva giù l'acqua delle rose, l'acqua la veniva giù allo stato brado proprio, e allora quando che non era acqua non veniva giù mica, quando che era acqua tanta tenevi fuori, si dava a man, con la fera dopo, e venivano le falciatrici, che era quelle lingue di vacca con quei festughi così, stata a girarle, mi ricordo. A girarsi qualche mal che l'era, dopo di che le aveva un po' asciugate, le portava lì alle laste e il formentone dopo si tagliava verso ottobre, mi pare, ecco. E lo portava a casa, tenevi a mazzotti, non era enorme come il Certo. frumento, no? Però te lo portavi a casa e lo batteva, mi ricordo che aveva anche un crivel, e lo batteva lì, non mi veniva fuori il granino, e dopo che lo deva il Beppi da... Beppi... Molinar da Terlac, gli chiedeva il formenti, gli chiedeva il saldo, gli chiedeva tutto al Beppi da fare quelle cose lì. Nel frattempo, quando che si finiva al formenti, alla macchina da battere, questa e quella e quell'altro, era anche all'ors e anche a quel dell'an prima, mia mamma la ne metteva alla fornella con l'affare da la che metteva giù l'ors e te il brustolavi così, che era un profumo di ors. Lui, dopo il 20 di lui, perché a cuore li neva su buon'ora in Gaia, noi da Siac neva l'agosto. Ecco, ti sentivi il profumo del caffè di Orsa in tutte le case, che quel dell'an prima e lo feranno dopo e viceversa. E dopo la metteva fuori, era carta e giornali, la metteva fuori a asciugarsi, a ingiassarsi, e dopo la masnava per portare in Gaia a fare il caffè di Orsa, per cui che si dava anche per noi come colazione, ma era altro che bio, era altro che bio quel, mi ricordo. Ecco, e l'agosto se ne va in Gaggia, parole povere, la maggioranza delle persone di Ciago legaveva i prati in Gaggia. Ecco, e mi in Gaggia mi piaceva, a me in Gaggia piaceva tantissimo il terreno e la baita dello zio, però l'aveva sempre tenuta bene il mio papà, tenuta bene vuol dire con l'acqua dentro, perché nessuno aveva l'acqua. E il mio papà aveva fatto la cisterna perché quando nel ricordo della guerra che aveva su nell'Alto Adige vedeva ste baite con le cisterne che raccoglievano l'acqua piovana. Allora, a memoria di questo, l'aveva fatta nel 46 perché c'era un sasso che diceva sto tanto e per questo mi ritengo fortunatissima. Poi alla fine rimanevamo senza anche noi se non pioveva durante l'estate e allora si andava agli albi a prenderla. Oppure quando avevo tutte le padelle da lavare perché avevamo dato la casetta alla forestale, abbiamo preso un sacco, mio papà faceva, era maggio quella volta, e si andava su e faceva le latte, i palanchi, tutte queste cose. E siamo andati nella località al Piocio, lui è andato giù nella selva e io ho lavato le padelle lì per risparmiare la nostra acqua. Ecco, e boh, e si andava in Gaggia, potrei dire un aneddoto, un anno ci ha lasciati su io e la Elda, perché non si poteva tornare giù perché c'era San Lorenzo a metà settimana e venivano giù a festeggiarlo. Noi ci ha lasciati su perché è arrivato sul 9 di mattina, perché era andato giù l'8 di sera col brozzo e il fen, e allora la mia mamma gli ha dato dietro, mi ricordo, la carne, un po' di spezzatino, e abbiamo mangiato il pane di casa che facevano le mamme per portarci su perché non c'era possibilità di pane fresco tutti i giorni. E è stata una giornata che ha piovuto tanto, 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 tanto. Me lo ricordo bene, non ho idea, ma ero piccola. Ma sempre tornando al mio papà, nella porta d'entrata aveva fatto un sprele, che allora si poteva aprire per la luce dentro. E l'aveva fatto anche sul zago per avere l'aria di ricambio. Sempre, credo, ricordi Alto Atesini. E avevamo il fieno fuori perché ci aveva ben detto di allargarlo, però ha piovuto, non l'abbiamo fatto.
e l'aveva coperto con un telo e con due palanchi, questa è verità sacrosanta. Noi non ci siamo accorti di niente, però pioveva. Avevamo l'orologio dello zio per vedere qual era. Alle 2, 2 e mezza siamo andati sugli Iori, a vedere perché portavano San Lorenzo in processione. Ma non siamo potute andare perché pioveva. Siamo andate verso le 4, ma alle 4 non c'era niente. Non ci siamo accorti di niente. E poi siamo poi a ora di cena, non mi ricordo. Siamo andate a dormire. Quando era un po' che si dormiva, abbiamo sentito dei colpi sul tetto. Il tetto era di zinco. E noi stavamo dicendo le preghiere perché era d'uso così, e era d'uso anche che il mio papà, tutte le sere, anche a casa come in Gaza, ci faceva dire 3 Ave Marie per Lisì in America. Perciò Lisì erano ricordati tutti i giorni. Il fratello della mia mamma aveva sposato la sorella del mio papà. Ecco, loro erano andati in Argentina. Quando è arrivato il mio papà verso le 7 con lo zio e forse la Anna, abbiamo sentito prima di, perché come arrivava il papà, al bue bisognava dare la coperta perché sudava, toglierla dallo zago e dare la coperta. Abbiamo sentito proprio imprecare e non abbiamo capito il perché noi si aspettava. Magari qualcosa di San Lorenzo, la famosa torta che la mamma faceva 3 volte all'anno, quella come a Pasqua e poi a Natale, e a San Lorenzo di cioccolato. E il mio papà ha visto subito che quel giorno lì, probabilmente chi rimaneva su, Covelo e Lon, sapevano che Ciago tornava giù per San Lorenzo, ci hanno rubato i palanchi. Noi abbiamo dato la coperta al papà e lui ha detto che sta chi è? Non ha piovuto tutto il giorno, abbiamo bene, hanno rubato 2 palanchi, me lo ricordo come fosse adesso, che erano quelli che tenevano il telo. E lui era così arrabbiato, l'ho visto poche volte arrabbiato, ma così arrabbiato che non so se ha fatto colazione perché diceva adesso in Torlidese i parte qui dai Brossi già cargati da ieri, qui da Lone e da Fraveci parte, è andato al passo. E ha detto, aspetto tutti anche qui da cuore, stavo fuori fino alle 4, le 4, 4 e mezzo, gli ultimi brossi che partiva, perché 2 ore di viaggio, si arrivava tardi, poi bisognava scaricare il fieno e ripartire la notte. È andato al passo, si è seduto, ha aspettato tutti i brossi che passavano, ha controllato i palanchi di tutti e ha trovato i suoi, perché il taglio lo conosceva. Ha detto a questo signore, ti lascio andare a casa. Però domani voglio un paio di palanchi nuovi. L'altro aveva detto di no all'inizio, probabilmente lì sono volate parole dure, grosse, le avrei dite butto giù con la veccia, sa che la veccia lì sotto. E l'altro, il giorno dopo, io me lo ricordo che è arrivato questo uomo, un giovane uomo ai tempi, con i palanchi, con 2 palanchi. Era una cosa preziosa per il tempo. Adesso magari la gente dice, oh, che esagerato. Però ai tempi a mio papà aveva costato andare nella selva, che si mettevano d'accordo mio papà, zio Livio e i miei cugini, perché tutti andavano assieme anche per la compagnia, perché se succedeva qualcosa di male in Gaza c'era niente. E lui diceva sempre, sì, andate in Gaza, andate sempre in 2, almeno in 2. Ecco, questo era l'agosto e dopo si frestellava, si feva, si brigava, tutti i bambini si feva la colazione e mio zio e mio papà segava la spiaggia della mattina, metà quest'anno, metà un altro anno, perché così l'erba la si feva di più. E dopo, un anno dopo, si feva il dosso per non credere quel che arriva già lì a casotta tua del Mariano, me ne so. Ecco, e Nan gli feva la costa. Tu diviso così perché però stava in su 2 settimane, anche 3 mesi, non ne ingranisava quando mi veniva in gioco, così mia mamma lei era rabbiosa, perché bisogna andare sporchi da casa, abbronzati, io, con le scotate, color così, via, di principale, mamma mia. Ma mi siete volte conto quel che ho fatto una volta in Gaza? Sarò veloce. Una volta mio papà tagliava i mughi sulle cereiole per stizzare.
Quindi quest'anno io provavo un altro anno e l'autunno portava niente nella stalla che si seccava e così via. Quella volta lì mio papà le ha dentato le ultime latte con la roba lì della Silva, che le era restate dentro, nessuno più di una roba. E andava a fare fuori la Elda sempre. E sì che l'ha di portare dentro le dase che gli aveva fatto per la settimana, le mette nella stalla, tanto il bol che stava dentro, per 2 ore, che dopo l'era l'ultimo dì. E spazzar bene e ristelar via bene anche tutto quel che restava alla bacia e tutto quanto. Fa tutti questi misteri, tra ste dase e venne fuori il mio sorsi. Allora poi ero piccola e mi dice la ma dopo i mori sti inverno che il fioca come fente questi sorsi. Io ero 3 appena nati, mi era rosa. La pantegana mi non l'ho vista, però i sorsati sì. Allora mio papà, tu lì che l'era antevisto, Dedrio l'aveva fatto come un orticello, con le topine che veniva su, e sominava la salata quando ne va su, maggio, giugno, e poi ne va su anche a lui a farsi giri così, sta a sominare la salata, l'acqua che la deve. Mio zio Vivio lo toglieva per giro, però veniva via, mandava il Furiano, il Paolo va via di chi te la dopo di salata, perché dopo la strapiantava anche, la salata in casa, la mazenga. E poi, mio tato sto nido, e lo mette Dedrio nella casotta. Sembri che dice, brave, brave le mie poppe, brave le mie poppe. E la dice, Elda, ma così, ma credo in buona fede. A 20 anni il desorsi, papà, in duello quell'altro. La Liliana la mese di Dreo al coerto, mi pare di vederlo. Le leva su come quella volta. Lena, su, toi, mi leva su anche a me. E la Dreo, no? Mi pare di vederlo. Lena su al Dreo, la casotta, andata in giro. Ti ricordi qual era la casotta lì? La totte sto nif, il gaffaffaro, un giro. Mi ero immobile, vale del ricordo. E glielo ho detto, anche quella volta che ero in giù, che c'è un'assistenza, non so perché te fa così, ma io, una poppa, vuol dire che la savessa, mica l'ho detto, ti muore, st'inverno è da quella nif. Mi ho visto in occhio a nadie, perché io vedevo allora. E lei mi ha detto che ancora fin da risnano, mi non ha capo di snamo, sono in mulada, sono andata a cerca il nido, e te lo darei uno dei topi, e i sorsatei, e me te ne giù. Allora, l'ultimo giorno, lava giù queste 4 stupidelle, metti tutto a posto, ricordo che era mia sul dos padernion, e gli metteva l'intero stei, il barilò del vin per mesi, il trincava, e tutte queste cose. Che dopo mi e il Bruno, fuori a San Giovanni, passa giù lì, la retta che ti vedi giù, e le metteva sul broth. E mi chiedo ancora adesso, ti dico, mi domando, allora, tutto finito, ne invia la casotta, si era su tutto, e se ne invia via sul dottore del Vernaggio, quando vi sono si vede più, corri lì al tol nido di Sosi e vieni, lontana naturalmente, non è una bala, sa che lontana, arriva giù per tutta la dos, Padernion, vai fuori lì dalle casotte, vai fuori, San Giovanni, mi sempre lontana, e arriva giù lì all'altra curva. E vei che te me... Bruno davanti con lei naturalmente lì tra toglie il suo Bruno lo mette su vei lì vei l'avrà forse capito che la fa male non lo so no giù per giù ragazzi ascolta una poppa piccola con le mani così e chi il nero qua no 2 o 3 volte mi domandava e l'avrà un dibattito cioè, l'ho fatta a me mi sa quella volta sempre lontana sempre lontana. Nessuno si è accorto che portai sorgi a Siac. E allora veniva giù dalla strada e poi da di corsa col Bo perché lo metteva davanti al portone e il Bo era via con le stanghette che è il Nicolini adesso per tirarsi il fen. In tutto questo contesto mi sono passata dentro e va diretta sulla soffitta e non ti scondi di sorgi. È nella macchina della pastura. Dai, capì che. Poi, sicché la mia mamma, la Vischemi, non aveva la domandata, perché oh, lei è rabbiosa, e che spiega il perché ero rabbiosa. Madonnina, la dice, non la mica portata in giù? No, no, il gadino l'ha portata giù i sorsi, con l'hanno appiata e andata via per tutta la spiazza. E l'aveva bevuto il caffè, noi bevevamo il caffè d'orzo, ma finché non l'è spaventata, non sono andata dentro. Dopo che era in insolito, tira su sto film, mi è sempre mulata. Devi notare che le scale che andavano su dall'era alle camere su alte le era chiuse di trio, quelle che andavano sulla soffitta le era da verte. E colpite, sai che ti senti? Sì che toi, qua anche la finita di tirare sul fen, che era il fen da Gaza e il fen da Coel, che era dopo la Spagna, era Pusa Fraia. Succede che gli strametti per la vacca e la vedela che era giù.
Te capì che una poppa non la arrivava? E i busi più piccoli che te vedevi ai ranci, lo che del Bruno d'Este, vedevi giompiante, vedevi cinon, i busi più piccoli era così. La totti, perché se no era mia mamma che la si tagliava sui strametti 3 volte in denaro, perché era ben ricco e tutte le soppitelle, prima non la faceva roba di sta leca, sì, di stare forse qualche volta, ma dei campi, l'ho vista andare, papà, mia mamma l'ho comprata una volta con rispetto, e te indovate. Come quel che era al barco, stava in Dova con quel rispetto, non era da ristellare. Ne venne sempre noi, prima lei nada, non era più fuori nessuno. E poi la tua testi strametti da mettere dentro la macchina della pastura, la vista degli sorsi. Mi ricordo, anche lì sta imbestialito alla grande, non l'ho visti andare soli, ma immagino che arrivati su un piano. Dal col che il gadaffo da stibusi. Mi ricordo questo, che ero giù in fondo alle scale, si attuale giù sempre più là, avrò bevuto caffè d'os per quello. La madranca chiamata dentro, mi ho sentito i colpi dei scarponi sul... Ecco, ma non ho avuto il tempo di realizzare di scampare. Mal me n'ha dato. E me n'ha dato. E gli altri non capivano il perché, ma mi avevo ben capito il perché. E De Gaggia racconta, a settembre si cominciava a abbinarsi patate, a raccogliere le patate alle vendemmie. Noi avevamo una vigna lì nell'orto di Bacco, che è acido abbastanza, però era la prima uva che arrivava e era l'uva più buona del mondo, perché noi non conoscevamo l'uva regina, di certo, no? Ecco, dopo si andava giù nei campi anche dei miei cugini. Loro avevano a località La Slinzia la nosiola, che mi piace tantissimo. Ecco, e poi prima c'era il raccolto delle prugne, sempre in località Cinon. E comunque quando si andava a tagliare l'erba, anche la terza segada, come che chiamava, bisognava anche curare il fieno, girarlo, voltarlo, fare i mucchi, perché se arrivava a piovere bisognava partire un'altra settimana di lavoro. Si arrivava a casa col carro, col bue, e si portava il fieno, si tirava su con una specie di argano manuale sulla soffitta. Ecco, le patate si raccoglievano, allora patate ne venivano tantissime, quintali e quintali e quintali, con una semenza, come chiamavano loro, dovevano fare almeno 3-4 prodotti ogni quintale, insomma, per quelli che avevano seminato. Mi ricordo la cantina zeppa di patate, proprio tanta, tanta, tanta. Anche perché dopo c'era ormai da vendemmiare e si andava col cosiddetto cever, col carro, con su un cever piccolo per il bue. Cominciavano i primi trattori, motocoltivatori, loro ce l'avevano più grande. E a volte noi si pigiava l'uva col famoso mostador che si diceva prima. Poi è arrivata la macchina per macinare l'uva, si metteva nel fongiale, che non so neanche in italiano come si chiami, questo non lo so. E mio papà aveva fatto una specie di cisternina in cemento, andava su con una scaletta e noi la tenevamo la scaletta e lui rovesciava l'uva. Ecco, poi tutto il processo dell'uva lo faceva lui, stravasare tutte quelle cose che si facevano per quei tempi. Poi incominciava, a settembre andava via così, la scuola in ottobre, si rientrava a scuola, avevamo le nostre maestre, io ho sempre avuto maestre femmine, brave maestre. La maestra Ianiseli, che appunto dicevo prima, è quella che mi ha insegnato a scrivere. Poi è arrivata un anno la maestra Costa, che quella aveva fatto però per i ragazzi dell'epoca, perciò tanti, faceva la scuola serale. Li aveva proprio, lei si era offerta Credo che tutti i ragazzi dell'epoca, i ragazzi che avevano 20 anni, ma anche quelli di 30, 35, andavano a scuola, nella nostra scuola la sera lei faceva scuola serale 2 volte alla settimana. Brava, maestra Flora Costa. E dopo ho avuto la maestra Steiner per 3 anni ancora, che era una severa da matti, severissima, però molto brava. E lei poi aveva sposato il direttore della scuola, il direttore Giuseppe Biscaglia. Ecco, l'ultimo anno ho avuto la maestra Moser, Ada.
Arrivava il novembre, c'erano per noi bambini, forse era una festa, ma per gli adulti, ma inculcate come erano le idee dell'epoca, si andava sul cimitero, allora si faceva l'erba perché non erano tenuti bene come adesso i cimiteri. E noi bambini ci mandavano anche a fare l'erba di quelle persone, mi ricordo due o tre che non c'erano più, che i figli erano in America. La mia mamma diceva, nessuno va a fare l'erba lì a questo, a quel. Ecco, i fiori non c'erano i fiori di adesso, però le candele, i lumini, mi ricordo benissimo che si andava sul cimitero 3 volte il giorno dei santi, subito dopo messa, il pomeriggio e la sera dopo funzione, perché era questo l'andamento di quel giorno. Noi bambini andavamo nelle case del paese, erano tutte le nostre case praticamente. Come un ricordo di prima, magari la zia Peppina mi dava l'apostolato una volta al mese da portare per le case, questi foglietti, e noi, io e il Bruno, qualche volta la Lida era la nipote di mia zia Ines, andavamo in queste case, ci davano 10 lire e le dovevano alla zia Peppina perché comprava un mazzo di fiori all'anno, perché se no i fiori della chiesa erano quelli delle donne del paese, degli orti. Lì lei era a scorzare le mance. E allora mia mamma ne era dentro un cosina, era fretta, la dimetteva sua cara quartella per quel, come papà, il Bruno, l'Ana, l'Elda, quella che era, veniva giù la Pia, ma a volte veniva lì Giglio Saretto, perché allora proprio si aiutava così, sai? Ecco, e scorzava le ste mance, e dopo ne venne dentro, e gli uomini aveva il vin brulè, a noi la ne faceva il tè, con le castagne, con l'inchillo di castagne, mi non so, sfogliare lo dice anche a chi, noi scorzava le mance. Mi ricordo che una volta l'Anna Rosa la dì, gli va mandata adesso il Mario appena fuori, mio che l'era, a torre le scucole, ma ella non la sapeva chi che l'era le scucole, perché si ha chi che dice le scucole alle foglie della panocchia. E non so se a metà paese in su chi che c'aveva adesso, ma era chi a quella che diceva sfogliarsi. Camisco, Ecco, grazie. probabilmente venne fuori sfogliarsi, allora la cercava queste scucole, non la sa chi che l'era. E lei era, noi a quel che siamo a sfogliarsi, ecco, per dire queste cose così. Il novembre, insomma, lei andava via così a scorzare. E in dicembre nevicava tanto allora, perché Santa Lucia arrivava con la scuffia, diceva, Santa Lucia con la scuffia, nevicava tanto. E tante volte mio papà, perché non avevamo scarponcini come adesso, mi portava in braccio a scuola. Prima io, poi io ero diventata grande, allora il Bruno probabilmente prima aveva portato l'Anna, lei dalla Gemma. Ecco, per arrivare a scuola con i piedi asciutti, perché sennò c'erano i piedi mizzi. Qui capitava mia San Rocco, veniva qua, che era Poretti come Eduarda. Ecco, e insomma si andava a scuola, la scuola era bella calda perché le varie bidelle dell'epoca, la Rosina, la Noemi e poi anche la Dolores, allora accendevano le due. Una in fondo e una a metà, anche lì era un po' le pareva olle, anche quelle. Ecco, e arrivavamo a scuola, era bello caldo, poi i ragazzi più grandi proseguivano col attizzare il fuoco, insomma, boh, non mi ricordo perché si dice adesso. E la maestra abitava nel quartierino sotto, ecco, ai 10 minuti si usciva sul piazzale della chiesa. Giocavano i quattro cantoni alla finestra, i sassolini, tutte quelle cose lì, non erano le bambole niente, poi le bambole a scuola al tempo, figurate. E a mezzogiorno si tornava a casa, le maestre ci insegnavano tante poesie, io mi ricordo la maestra Ianeselli faceva anche per i bambini dell'ultimo anno che dopo l'anno dopo andavano a scuola, a me personalmente mi aveva insegnato una poesia, però quando sono arrivata sul palco. E mi sono emozionata perché lei mi ha promesso anche gli uccellini dell'albero, erano di quella di vetro da allora, però io non ho detto la poesia. E l'anno dopo mi ha fatto dire quella dell'anno lì, del prima elementare, e anche quella dell'anno prima. Sì, Nevicava con ciao. gli slittini, magari su dalla scuola, giù e giù dalle scale, era un viaggio lungo per noi. Dopo, però, le donne lì erano un po' arrabbiate perché diventava ghiaccio e si ribaltava di donne dall'insù, tutte le vecchiotte che era. Ecco, e a Natale, il Natale si faceva allora la commedia perché la maestra Ianeselli ci aveva insegnato tutte queste belle cose. E anche aveva insegnato alle ragazze più adulte che erano state
le sue scolari, sai che avevamo fatto una festa una volta con la Sì. maestra, ecco, e mi ricordo, no, Via col vento è il film, aveva fatto una commedia e c'era anche la Carla vestita da fata, la Carla del Guglielmo, me la ricordo come fosse adesso, bellissima. Erano brave maestre all'epoca, anche quelle erano proprio brave maestre, non tolgo niente a nessuno. Ho fatto gli anni lì e niente, Natale, la Santa Lucia, questo devo proprio dirlo, non era come adesso che fanno regali a destra e a sinistra anche tutto l'anno. Noi però avevamo le zii che erano senza fili e io e il mio fratello Bruno andavamo coi piattini da zio Masuetto, dalla zia Ines. E era una Santa Lucia ricca per i tempi, proprio ricca. Perché nessuno, pochi facevano Santa Lucia. Allora io ho in mente questi due piatti con il sale e la farina per l'asinello di Santa Lucia. E il mattino dopo andavamo di corsa dallo zio, trovavamo i piatti con dentro due mandarini, un po' di noccioline americane, le persiche e poi due maglie, una per uno, rosse. E la Santa Lucia così non l'aveva nessuno. E mi ricordo queste due maglie. Una volta al Bruno aveva anche un piccolo trattore che il Bruno è scappato via col trattore e ha lasciato tutto il resto. Ecco, poi per tagliare, insomma, arrivava il Natale. Allora, per le feste belle, la mamma faceva allora questa famosa minestra che costa tanto di lavoro e di soldi per l'epoca. E laboriosa e onerosa. E poi col brodo faceva questa, faceva il pollo con la polenta e la famosa torta di cioccolato che la faceva 3 volte all'anno come la minestra. La torta Pasqua, San Lorenzo e Natale. E invece la minestra la faceva anche a Pasqua, a San Lorenzo, a Natale e il primo dell'anno, perché poi il primo dell'anno non era proprio come che avevi prima, insomma. Che posso dirtemi? Che mi ricordo, una volta siamo andati a Vezzano, a messa di mezzanotte c'era Don Dante, e prima lui aveva fatto un cinema a Vezzano, e ho visto per la prima volta i 10 comandamenti a colori. Ecco, ero già stata un'altra volta con un'altra mia zia e avevo visto il film Laila, figlia della tempesta. Credo di essere stata abbastanza esauriente, ricordi ne avrei ancora tanti, ma bisogna scavare dentro per farli tornare.